Da 27 anni, Progetto Arca porta aiuto a persone in condizione di povertà ed emarginazione. Uomini e donne costretti a vivere in strada, persone con problemi di dipendenza, migranti in fuga da guerre e povertà, anziani fragili, famiglie in emergenza economica e abitativa. Il nostro aiuto va a tutti loro, perché crediamo che la dignità della persona sia un valore imprescindibile e un diritto. Operiamo a Milano, Roma e Napoli con servizi di accoglienza e assistenza in strada e siamo presenti in 18 regioni con progetti di sostegno alimentare. Nel 2020 abbiamo aiutato 13.211 persone. Gli interventi in strada sono stati 21.323. 2.264 gli uomini e le donne accolti in 121 strutture, tra centri di grande ricettività, microcomunità e appartamenti. 343.901 le notti al riparo offerte a persone e famiglie senza casa. 2.397 le visite mediche a persone in difficoltà. Oltre 1,5 milioni i pasti, tra quelli serviti in strada e nelle strutture di accoglienza e gli aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Il Covid non ci ha fermato. Anzi, rispondendo alla nostra mission, abbiamo continuato a garantire tutti i nostri servizi di accoglienza e assistenza. In questi mesi di emergenza sanitaria ho visto molte più persone che hanno bisogno di aiuto, persone che non ti immagineresti mai di vedere in strada e soprattutto persone che non vengono considerate e viste. Quest'anno ancora peggio, perché mentre prima in qualche modo diciamo i mezzi di sostentamento che potevano essere l'aiuto da parte di un bar piuttosto che di un ristorante c'era, quest'anno non c'è più nulla, quindi quello che ne diamo è ancora più importante in questo periodo. Quest'anno mi ha insegnato che prendendoci cura degli altri sicuramente sarà più facile uscirne insieme. Abbiamo intensificato le unità di strada per non lasciare soli i più fragili e attivato il nuovo servizio di cucina mobile per far fronte alla chiusura improvvisa di mense e servizi per i poveri. E abbiamo moltiplicato gli aiuti alimentari per tutte quelle famiglie scivolate da un giorno all'altro sotto la soglia di povertà a causa delle conseguenze della pandemia. In totale nel 2020 abbiamo raccolto 18.903.813 euro. Il 45% proviene da istituzioni ed enti locali, mentre il 55% da attività di raccolta fondi da privati cittadini, aziende e fondazioni. I fondi raccolti ci hanno permesso di mettere in campo i nostri progetti e servizi proprio là dove c'era più bisogno di noi. Abbiamo potuto fare tutto questo anche grazie all'impegno di 242 dipendenti, alla generosità di 425 volontari e alla collaborazione con le istituzioni e tutti gli enti locali che ci hanno seguito. Inoltre, pensate, la fiducia di 169.000 donatori, tantissimi. È proprio a voi che siete sempre stati al nostro fianco e ci avete permesso di remare più forte di prima in un anno così difficile per tutti. A tutti voi va la nostra più profonda gratitudine. Grazie di cuore.